Ciao a tutti, io sono Giulio Morra in Alpe Morgiu e bentornati sul mio canale. Nuovo video, nuovo pedale. Oggi continuerò a parlarvi un po' di flat e guitar pedals e ve ne porterò un altro incredibile. Stiamo parlando del D-Ace, che è un clean buffer treble middle bass booster che, se messo prima o dopo un pedale, vi farà ottenere dei risultati sorprendenti. Mettendolo prima aumenteremo la saturazione generale del nostro pedale, invece mettendolo in fondo aumenteremo il volume generale e in ambo i casi andremo a scolpire come vogliamo il nostro tono. Ma parliamo bene di questo tono. Ovviamente tenendolo esattamente a metà sarà una mandala al cielo per chiudere i single coil, perché gli darà giusto un po' di corpo in più per farle brillare. Poi girando in senso anti-orario andremo a scurirlo e girando ovviamente in senso orario andremo a schiarirlo. Vi faccio notare ancora questo piccolo dettaglio. Avete visto questo LiDAR anello sotto lo switch bello grande? Ecco, serve per vedere bene il pedale e non essere accecati. Alzi la mano chi non è stato accecato dai LED dei propri pedali? Eccomi in primis. Ecco, Flattey ha cercato una soluzione a questa cosa e diciamo c'era anche parecchio figa. Vi parlo ancora della Signal Chain che andrò a utilizzare oggi. Come chitarra la mia Justice Stratocaster, ma non quella nera, la Sonic Blue, che è un pochino diversa, magari un giorno ve ne parlo. Volete un video a riguardo? Se sì, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Come amplificatore, solamente un Dumble artigianale fatto a mano dal grandissimo Ernesto Tony D'Angelo. Tutto direttamente su Logic, grazie al Torpedo Capture X della Chunovs. Ora, bando alle ciance e sentiamo come suona nel dettaglio. Questo è il suono del mio ampli clean. E questo è il settaggio che ho usato per rinvigorire il suono clean dell'amplificatore per eseguire Slow Dancing a Burning Room di John Mayer. Ora vi faccio sentire quanto il tono cambia al sound generale. Anti-orario boostando le basse. E orario boostando le alte. Ora sentiamo insieme ad un altro pedale come si comporta, prima e dopo. Ah, dimenticavo, se vi sta piacendo questo video, come sempre vi chiederei di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessuna notifica. Questo è il Plexstar, sempre di Flattey Guitar Pedals, e se non avete ancora visto la sua recensione la trovate qua sopra. Andate a vedere che è fighissima. Per i suoni che sentiremo tra poco andrò a cambiare amplificatore e ad utilizzerò lui, un ampli sempre fatto da Ernesto Tony D'Angelo, ma in questo caso sarà una bellissima Plexi. Questo è il suono del pedale senza alcun tipo di boost. E ora la magia. Diamo un po' di twang a questo strato. Il pedale guadagna un po' in saturazione, compressione ed esce un suono pazzesco. Sentite anche che cattiveria tira fuori così. Vedete anche quanto cambia il suono generale muovendo il tono del pedale senza modificare nessun altro parametro.
Ora ve lo faccio sentire dopo il pedale. Facciamo un refresh delle orecchie, così poi ci capiamo meglio. Queste sono di Ampli più Plexstar. Ora accendiamo e sentiamo come cambia. Sentiamo anche lo stesso settaggio del dehaze prima e dopo l'overdrive. Purtroppo, come avete potuto vedere, non ho giocato troppo col potenziometro del volume perché, come ben magari sapete, o se non lo sapete ve lo spiego, con gli attenuatori è difficile utilizzare treble booster, booster o fuzz o tutte quelle cose che vanno veramente a impattare tantissimo nel volume generale del nostro amplificatore, facendolo immediatamente clippare. Quindi ho dovuto regolarlo ad hoc per non mandare in clip in tutto quanto. Sarebbe stato bello registrarlo alla vecchia con un bel microfono davanti, ma purtroppo, non essendo a Wembley, mi avrebbero arrestato qua in condominio, quindi mi sono dovuto arrangiare. Detto questo, cosa ne pensate di questo super boost? Fatelo sapere qui sotto nei commenti. Il video di oggi è finito, io come sempre vi ringrazio per averlo guardato, noi ci vediamo la prossima settimana e ciao!